Oggi continuiamo a parlare del crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone è quell'insieme di cose attraverso le quali un individuo si sottrae dalla sottomissione. Le abbiamo già elencate una serie di trasmissioni passate e siamo arrivati a inserire il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Cosa sono i quattro canti del mondo? Sono le relazioni che vengono costruite dall'individuo fra lui e le coscienze che ci circondano, cioè fra noi e gli altri. E stiamo parlando elemento per elemento. Dopodiché parliamo anche del crogiolo del male, cioè come si distruggono gli elementi del crogiolo dello stregone. Bene, in questa trasmissione parliamo della sospensione del dialogo interno visto nel crogiolo del male. Abbiamo già cominciato il discorso la volta precedente e eravamo arrivati a individuare quelli che sono i fantasmi della ragione. Cosa sono i fantasmi della ragione? Sono dei mostri, sono delle cose costruite attraverso il condizionamento educazionale che ci impediscono di uscire fuori dalla descrizione, di affrontare il mondo, di prendere nelle nostre mani la responsabilità delle nostre cose, di dire noi esistiamo, dobbiamo per forza dipendere da qualcuno o da qualcosa. Bene, i fantasmi della ragione sono questi guardiani che circondano la ragione e che costruiscono la paura. Per riuscire a dare un'idea di cosa sono questi guardiani della ragione, mi sono servito del libro Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pincola. Nel suo libro Donne che corrono coi lupi, Clarissa Pincola traccia un quadro dei fantasmi della ragione attraverso un insieme di storie, favole e leggende. Queste storie si possono leggere anche in maniera diversa da come ci sono presentate e analizzate da Clarissa Pincola. Prendendo l'insieme delle favole, per ogni favola si può individuare il principio negativo che serve a costruire un fantasma della ragione per impedire all'essere umano di sospendere il dialogo interno ed affrontare lo sconosciuto che lo circonda per arricchire il proprio sapere e la propria conoscenza. I fantasmi non si limitano a proteggere il dominio della ragione sull'essere umano, ma lavorano affinché la ragione per dominare l'essere umano sia il più stretta possibile, la più semplice possibile, e non sia costretta ad affrontare contraddizioni tali da modificarla. I fantasmi della ragione impediscono all'essere umano di fermare il dialogo interno, in quanto questo lo porterebbe a sospendere il dominio della ragione, permettendo alla volontà di esprimere se stessa e di continuare ad espandersi ad espandere l'individuo. Attraverso Clarissa Pincola noi possiamo individuare alcuni di questi fantasmi che elencherò con una serie di 12 storie raccontate da Clarissa Pincola e al loro fianco elencherò il fantasma della ragione che quella storia indica, evoca o descrive. Vediamo un attimo, vi ricordo che il libro Donne che corrono coi lupi è edito dalle edizioni Fassinelli ed è l'autrice Clarissa Pincola Estes. I principi inerenti alle storie raccontate nella costruzione di fantasmi, a guardia della descrizione della ragione, sono: nella storia della loba, il fantasma della perdita della memoria per costringere l'essere umano a rinnovare continuamente la descrizione. Nella storia dei quattro rabbini, il fantasma dello sconosciuto affrontato dalla ragione che si ripropone, dove quattro rabbini che affrontano lo stesso sconosciuto, il primo impazzisce, il secondo rimane indifferente, il terzo rabbino si ritiene inviato del Dio e il quarto rabbino continua a fare quanto faceva prima, spiritualmente più ricco. Il fantasma è l'immanente che incute timore. Nella storia di Barbablù, il fantasma è non verificare quanto c'è oltre la porta, la paura della non verifica. Nella storia della Vassilissa, il fantasma è impedire alla conoscenza per poter sottomettere. Nella storia La donna scheletro, il fantasma è la forma che nasconde l'apparenza alla quale l'essere umano soggiace. Nella storia Il brutto anatroccolo, il fantasma è la paura dell'emarginazione se non ci si conforma alle imposizioni. Nella storia Le scarpette rosse, il fantasma è la paura di seguire i propri bisogni, strappare l'istinto di soddisfare i bisogni per sottomettere all'imposizione, pena l'emarginazione. Nella storia La piccola fiammiferaia, il fantasma è aderire ai sentimenti di affetto che sono in realtà sentimento di dipendenza, che
che uccide la propositività della persona e della sua costrizione. Nella storia I tre capelli d'oro, il fantasma del desiderio del ritorno nell'utero o nel ritornare giovani, questo fantasma uccide la determinazione di costruire se stessi. Nella storia L'orso della luna crescente descrive il fantasma dell'incapacità attraverso la quale affrontare le contraddizioni della vita. Questa storia descrive anche la fatica che si deve fare per riprendersi la determinazione attraverso la quale affrontare la propria esistenza. La donna dei capelli d'oro, il fantasma è la sostituzione di speranza con l'attendimento passivo dell'intervento del padrone o del dio padrone. Nella storia La fanciulla senza mani, il fantasma è quello dell'avvento. Verrà un padrone che risolverà i tuoi problemi. Attraverso queste storie, erano 12 storie, non 14, se prima ho detto 14, attraverso queste storie si possono identificare i fantasmi che la sospensione del dialogo interno ci costringerebbe ad affrontare. Questi fantasmi sono stati costruiti attraverso l'attività della magia nera, che mentre eravamo incapaci di difenderci, ci ha costretto ad aderire a dei modelli comportamentali il cui fine era quello di castrare le nostre possibilità di volare nell'infinito dei mutamenti. Ora, per sospendere il dialogo interno siamo costretti ad una lunga e dura lotta. Siamo costretti ad abbattere questi fantasmi ad uno. Ce ne sono certamente altri di fantasmi, ognuno è in grado di trovare quelli che si frappongono lungo la propria via nella costruzione di se stesso. A me interessa esporre un quadro abbastanza ampio da indurre le persone a riflettere sul fantasma o sui fantasmi che impedisce di sospendere il dialogo interno e di affrontare lo sconosciuto che li circonda. Per questo motivo l'uso del libro Donne che corrono coi lupi di Pincola ci permette di leggere alcuni di questi fantasmi e fra i più importanti. Ogni volta che uno di questi fantasmi si è installato all'interno della ragione, la battaglia per allontanarlo o per disciplinarlo, per metterlo al proprio servizio, diventa sempre più difficile e pericolosa. La trasformazione, ed è una trasformazione magica, dell'individuo diventa sempre più pesante. Inoltre il fantasma assorbe molte delle nostre energie mentre lo combattiamo, energie e intenti che avremo con maggior profitto usato in altre direzioni. Le storie le potete leggere su Donne che corrono coi lupi, anche se io non sono d'accordo in alcuni punti con l'analisi che ne fa Pincola. Condivido però l'importanza delle storie stesse. La prima storia, la loba o il fantasma della perdita della memoria. Chi non ricorda è destinato a rinnovare continuamente il proprio ricordo. Chi dimentica ha perso qualche cosa di se stesso, ha perso l'intento della propria esistenza. Chi non ricorda deve aggrapparsi alla descrizione, perché solo la descrizione della ragione gli concede qualche certezza. Così la loba, l'essere lupo femminile, nel racconto di Pincola raccoglie le ossa della memoria, le ossa a simboleggiare quanto viene gettato perché non ritenuto importante dalla descrizione. Quando chi ha raccolto la memoria canta, risveglia l'essere lupo della conoscenza, della consapevolezza e dell'ardimento che la ragione ha assopito dentro all'essere umano. Quando la loba canta, l'essere umano si risveglia e, sospendendo il dialogo interno, affronta ardimentoso lo sconosciuto che lo circonda, trasformandosi. Ricordiamo, noi sappiamo di essere nell'era di Ragnarok, sappiamo che ferire il lupo si è ingurgitato il sole, ma il nostro intento è quello di andare ad Asgard, suonare il corno risonante e risvegliare il cuore degli uomini e gli dèi dal loro dormire. Nella storia dei quattro rabbini, Pincola ci racconta di quattro diversi atteggiamenti che gli esseri umani assumono davanti allo sconosciuto quando, apparendo per un attimo, li costringe a sospendere il dialogo interno e guardarlo. Lo sconosciuto, in questo caso per i quattro rabbini, si presenta sotto forma della settima volta del cielo di Ezechiele. Davanti a questa visione il primo rabbino, che vive aggrappato alla descrizione della ragione, impazzisce. La ragione non è padrona del suo essere e lo ha ingannato, spacciando la sua descrizione come assoluta. Egli è impotente a padroneggiare lo sconosciuto che lo circonda. Il secondo rabbino afferma di aver semplicemente visto la ruota di Ezechiele. Questo appartiene alla sua descrizione e ritiene che quanto ha visto sia solo un sogno e lo relega come elemento della descrizione e tutto finisce là. Il terzo rabbino si sente tormentato da quanto ha visto, la sua ragione ne è turbata, la descrizione del mondo sulla quale si regge è scossa profondamente.
Il terzo rabbino ha consapevolezza che non si tratta di un sogno, ma è troppo legato alla sua ragione attraverso la descrizione per ammettere che questa lo ha ingannato. Allora trasforma la visione in un elemento della descrizione. Egli diventa un inviato del Dio che gli ha concesso di vedere la verità. Quella verità rientra nella descrizione e lui la proclama, inducendo altri esseri umani a sottomettersi a quella visione. Il quarto rabbino non è sottomesso alla descrizione della sua ragione. Egli ha messo la sua ragione al suo servizio, e pur usando la descrizione non dipende da questa nelle scelte della sua vita. Il quarto rabbino è attrezzato per affrontare lo sconosciuto che lo circonda, e quando questo sconosciuto gli si presenta, egli lo utilizza come strumento di crescita. Trasforma gli elementi della visione per arricchire il suo potere di essere. Non si ritiene un eletto, ma respira i venti di libertà che spingono il suo essere ad affrontare lo sconosciuto che lo circonda. Il quarto rabbino sa sospendere il dialogo interno e affrontare ogni sensazione della vita. Nella storia di Barba Blu, Pincola ci presenta una situazione importante, la paura di affrontare lo sconosciuto, o meglio, l'imperativo del padrone che genera la paura di affrontare lo sconosciuto. Altro non è che l'imperativo della ragione dell'essere umano di cui si ritiene padrona ad affrontare lo sconosciuto. Per molti sognatori e psichisti, quando si sono sforzati di interrompere il dialogo interno, la ragione ha reagito violentemente, costruendo degli stati di angoscia contro i quali i sognatori e gli psichisti hanno dovuto a lungo lottare per mettere la ragione sotto il loro controllo. Questo fantasma è ben illustrato nella versione di Barba Blu che ci racconta Pincola. Anche se la liberazione dalle ritorsioni della ragione padrona avviene per soccorso di agenti esterni, anziché per l'intervento del Dio che cresce dentro l'essere umano e svegliato dall'atto di aprire quella porta. Aprire la porta significa rompere con la descrizione, significa rompere con la recitazione continua delle parole con le quali la ragione nutre il proprio dominio, significa andare a verificare cosa c'è fuori della descrizione. Il fantasma che impedisce questa verifica è violento, deciso e determinato a mantenere il proprio dominio sull'essere umano, e forze esterne all'essere umano lo aiuteranno a mantenere il proprio dominio. L'orrore imposto attraverso la rinuncia nella quale si è insistito affinché il bambino non aprisse le porte dello sconosciuto che lo circondava, porta prima all'abitudine a non aprire le porte e poi all'angoscia di doverle aprire. 4. È piuttosto lungo questo, Francesco, cioè fai resistere, andiamo avanti perché d'altronde... No, l'importante è che tu finisca, anche perché l'argomento è interessante, di conseguenza è anche giusto dare una certa continuità e un'organizzazione alla trasmissione in maniera tale che gli ascoltatori possano avere in maniera continua delle informazioni o degli argomenti su cui dibattere. D'altronde è fondamentale dibattere su questi temi, non sul sesso degli angeli. Sì, beh, no, ma è che per riuscire a fare un quadro abbastanza esauriente, no? Far capire il concetto, sì, sì, di no, ma io se sei un attimo stavolta distratto, è perché dopo abbiamo alcuni argomenti di attualità molto caldi che vi ricordo, visto che ho fatto un attimo di pausa, gli indirizzi. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Però il numero di telefono è uguale. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco, dagli anche il numero di telefonino. Essere 39 17 27. 0338 è il prefisso. Che è il numero di telefonino dell'istituto. Esatto. Va bene, riprendiamo ancora. Nella storia di Vassilissa, che fra parentesi a me piace moltissimo quella storia, il fantasma è dipinto al contrario. Il fantasma sono la matrigna e le sorelle di Vassilissa, il cui scopo è quello di distruggere la determinazione attraverso la quale, nonostante non abbia nessun punto di appoggio, la bambina tenta di affrontare la vita. Le sorellastre vogliono distruggere questa sua determinazione, questo suo esistere nonostante le loro umiliazioni. Per far questo la mandano ad affrontare quello sconosciuto che le atterrisce, nella speranza che atterrisca anche Vassilissa. Lo sconosciuto terrorizza solo chi ha passato la propria esistenza per attrezzarsi ad affrontarlo. Solo per chi non ha passato la propria esistenza per attrezzarsi ad affrontarlo. Solo chi si è sempre affidato alla sicurezza della descrizione della ragione e ai suoi fantasmi. Lo sconosciuto nella storia è rappresentato da una strega, la Baba Yaga. Terribile, brutta, feroce e determinata come la conoscenza appare alla descrizione della ragione.
Vasilissa era attrezzata per affrontare lo sconosciuto. La madre non l'aveva piegata e sottomessa, ma le aveva dato il potere della determinazione rappresentato dalla bambolina che Vasilissa teneva in tasca. Col potere della determinazione, Vasilissa affrontò le prove che lo sconosciuto le metteva davanti e ad ogni prova che superava lo sconosciuto diventava sempre meno terribile, finché Baba Yaga non riconobbe il potere di Vasilissa, uguale al suo, e fu costretta a cedere la conoscenza. Il potere di essere di Vasilissa era cresciuto tanto da permettergli di affrontare alla pari Baba Yaga, e Baba Yaga non poteva negare nulla a se stessa. Con quel potere Vasilissa distrusse le sue sorelle e la matrigna. Loro quel potere non solo non poterono affrontarlo, ma la sua presenza si trasformava in fuoco che brucia, esattamente come il fuoco della conoscenza incenerisce la descrizione della ragione. Il fantasma è la paura di accrescere il proprio potere di essere, affrontando lo sconosciuto che la ragione impone all'essere umano per salvaguardare se stessa. Nella storia della donna scheletro, il fantasma che ci viene rappresentato è la forma e l'apparenza che abbagliano la conoscenza, la descrizione che impone il giudizio. Il giudizio è solo quello imposto dalla descrizione. Pescare là dove è proibito gettare la lenza. Solo un essere umano che non ha paura delle ire della sua ragione può farlo. Solo chi ha messo la propria ragione al proprio servizio può gettare la lenza nello sconosciuto e trarre dei vantaggi. Gli altri pescatori si tengono lontani dallo sconosciuto, lo temono, preferiscono la sicurezza della descrizione della ragione. Non sempre il pescatore è in grado di padroneggiare il pescato e quanto gli appare lo terrorizza. Il pescatore ha pescato uno scheletro di donna nel mare. Questo scheletro cammina ed egli fugge. Lo sconosciuto che ha pescato tenta di imporsi alla sua ragione. Il pescatore ha paura dello sconosciuto. Lo sconosciuto insegue il pescatore. Il pescatore ha svegliato il dormiente e il dormiente inizia la sua lotta per imporsi al pescatore. Così il pescatore a poco perde la paura per lo sconosciuto che ha davanti. Lo sconosciuto non è violento, non è minaccioso, ma è presente. Il pescatore lo copre, lo scalda e lo protegge, nonostante lo scheletro di donna gli faccia paura. Poi è preso dalla compassione. Vive delle stesse passioni dello sconosciuto, dei suoi timori, delle sue angosce, del suo principio speranza. Così lo sconosciuto che il pescatore ha risvegliato diventa parte di se stesso. La donna scheletro rimette sulla carne e gli crescono i capelli. Questo è lo sconosciuto che si trasforma in ragione, in una nuova descrizione alla quale quell'essere umano può accedere. Così la donna scivola nel letto e si risvegliarono abbracciati in un mondo molto bello e duraturo. Il mondo di una nuova descrizione, più ricca, più piacevole, più piena di gioia e di consapevolezza. Così lo sconosciuto era diventato conosciuto, trasformando la conoscenza dell'essere umano in potere di essere, rappresentato dalle creature del mare che nutrirono abbondantemente quella nuova descrizione. Ricordo che il numero di telefono è 049 700 700, ma non prendo le telefonate finché non ho finito di leggere e finché non abbiamo anche introdotto i nuovi discorsi. Per cui abbiate pazienza, prenderò le telefonate dopo, fra circa 20 minuti circa. Nella storia del brutto anatrocco, Pincola ci presenta un altro fantasma della ragione, il fantasma della paura di essere emarginati dal gruppo o dal sistema sociale in cui viviamo. Ricordo che i cristiani insegnano ad uniformarsi alle credenze di tutti gli altri cristiani, alla loro morale. Così la descrizione della ragione trova molto più facile imporre se stessa all'individuo se tutte le ragioni degli altri individui si conformano alla descrizione. Così chi percepisce cose diverse deve essere emarginato, tipo quello che stiamo facendo noi più o meno, per salvaguardare la capacità di controllo della ragione sul singolo individuo. Il diverso deve essere emarginato. Il diverso è il mostro, la bestia da perseguitare. La ragione ne ha paura. L'essere leone sbrana tutti, dice la ragione, perché ha gli artigli. Non è vero. È l'essere umano, sottoposto alla ragione, che bastona i diversi, solo perché ha le mani guidate dalla paura della ragione nell'affrontare la vita. Pincola ci racconta la storia del brutto anatrocolo e della sua ricerca del branco. Il branco giusto dal quale trarre sicurezza. Il branco più bello proprio perché era il branco giusto. Questo bisogno del branco per gli esseri umani è un fantasma terribile. Insegna che la verità e la giustizia non viene pescata dentro se stessi, ma deve essere dettata dal gruppo, l'individuo come soggetto dipendente dalle descrizioni del gruppo stesso. Qualora l'individuo produce delle variabili o percepisce il mondo in maniera diversa, deve essere isolato e allontanato.
Il gruppo si può pentire di questo, può diventare consapevole di aver perso un'occasione per trasformarsi, ma salvaguarda aprioristicamente la propria capacità di controllo sull'individuo. Di questo tipo di fantasmi è piena la letteratura. Le storie di individui che si sono imposti in contrapposizione alle idee correnti è piena la storia. Costoro hanno dovuto superare il fantasma imposto dalla ragione, il suo imperativo di adeguarsi, ma era un fantasma esteso all'intero tessuto sociale e imposto e salvaguardato dai ferri roventi del comando sociale. Eppur si muove, affermava Galileo quando i cardinali carnefici gli chiedevano: ma tu chi ti credi di essere per mettere in dubbio la parola del nostro Dio padrone? Pincola, nel gruppo Anatroccolo, descrive questo fantasma, un fantasma che si dissolve nella storia quando l'Anatroccolo trova il suo branco. Egli è brutto perché è un essere cigno e nel nuovo branco trova la sua adeguatezza. Gli esseri umani devono dissolvere questo fantasma pescando da se stessi, anche se è duro sviluppare le proprie determinazioni combattendo i mulini a vento. 7. Nella storia delle scarpette rosse, Pincola ci racconta un fantasma terribile che sovrasta il nostro fare. Se non ci si adegua al gruppo o alle imposizioni, veniamo distrutti. Ma soprattutto, non ci si deve permettere di costruire il proprio futuro. La bambina in questa storia è un'orfana che si costruisce delle scarpette rosse. Ciò la rende meno infelice, anche se povera. Quelle scarpette le ha costruite lei. Quelle scarpette rappresentano il suo potere di essere, la sua determinazione nell'oggettività. Un giorno, coperta dei soliti stracci e con le sue scarpette rosse, stava camminando lungo una strada. Una carrozza le si fermò accanto e una ricca signora si propose di adottarla e trattarla come una figlia. Nella storia non c'è il motivo per cui quella signora fece questo, ma si arguisce che fu il potere di essere della bambina ad attirare la sua attenzione proprio attraverso le scarpette rosse. La signora possedeva la carrozza dorata. La bambina si era costruita le scarpette rosse. La signora esercitava il potere di avere. La bambina esercitava il potere di essere. Il potere di avere non può permettere l'espressione del potere di essere. Deve distruggerlo, riducendolo alla propria dimensione. Così la signora rubò il potere di essere alla bambina. La vestì, la pettinò, la nutrì, ma in cambio la privò della sua capacità di costruire, distruggendo i suoi stracci e le sue scarpette rosse. Alla bambina l'idea, il ricordo delle scarpette rosse rimase in testa. Anziché ricordare la costruzione e ricostruire, ricordava solo la forma, sotto forma di colore. La signora le aveva fatto dimenticare il potere di essere, ma lei ricordava la sua forma, e che il potere di essere aveva preso nel colore rosso col quale aveva fatto le sue scarpette. Quando vide esposto da un calzolaio un paio di scarpette rosse, ella credette di vedere in quel colore il potere che aveva perso e fece di tutto per averle. La signora l'aveva privata del suo potere di essere, ma non le aveva permesso di usare nessun altro mezzo con cui difendersi. Così le nuove scarpette si impadronirono a poco del suo essere. Le nuove scarpette del potere di essere non avevano nulla, ma dovevano distruggere la bambina che aveva osato diventare una costruttrice. Alla fine della storia, la bambina si ritrovò pezzente e mendicante come prima, ma con l'aggiunta dei piedi tagliati, una povera storpia che aveva barattato il proprio potere di essere con l'illusione prospettata dal potere di avere che la signora gli aveva proposto. La miseria era della signora nella carrozza dorata, che aveva rinunciato al proprio potere di essere ed era costretta a derubare l'orfana del suo. È un terribile fantasma l'illusione che nasconde la sostanza, la forma che nasconde la numenia delle cose. Avere il potere di essere e non saper distinguere la forma proposta dalla ragione con la numenia delle cose, oppure non sapere cosa comporta quanto si possiede, si va verso una sicura distruzione e un grande trionfo del dominio della ragione nei confronti dell'individuo. L'illusione della ragione uccide chi non considera il proprio potere di essere una conquista preziosa da difendere e allargare. Nella storia della piccola fiammiferaia, Pincola ci espone uno dei più crudeli fantasmi della ragione che impedisce all'essere umano di costruire il proprio futuro: l'attesa di chi risolve la sua situazione. È un fantasma terribile. Impedisce all'essere umano di costruire il proprio futuro, impedisce di compattare se stesso,
gli impedisce di raccogliere le sue forze, lo costringe ad abbandonarsi agli eventi e alle situazioni. Questo fantasma si chiama pace. Pace nei confronti di ogni tensione della vita che si allontana subendola nell'attesa del proprio salvatore. Un salvatore che non arriva, che non può arrivare in quanto costruzione illusoria della sua ragione. Così la piccola fiammiferaia non ha nulla in cui sperare se non nelle promesse della nonna, che le descrivevano un mondo beato dove la miseria del suo quotidiano era bandita. Vi ricorda qualcosa del paradiso dei cristiani questo? La nonna, che avrebbe dovuto insegnare alla bambina gli inganni della vita, l'ha invece disarmata, le ha ucciso speranza sostituendola con attesa. Dove l'attesa era lei, era lei la sua distruzione, che prendendo forma nella sua illusione ne ha completato l'opera. La storia finisce in modo di pietismo dolciastro, mentre doveva finire con un urlo di rabbia per chi costringe a partorire dolore. Questo fantasma è costruito fin dall'infanzia e si sconfigge prendendo la vita nelle proprie mani. Per far questo non è possibile un buon ragionamento. Per far questo è necessario un grande atto di magia, sospendere il dialogo interno e pescare dallo sconosciuto che ci circonda le armi per costruire il nostro futuro nella situazione in cui ci troviamo in questo momento. L'uccisione di speranza attraverso l'attesa impedisce questo. Così si attende la resurrezione, la reincarnazione, il paradiso, il nirvana, quando speranza ci potrebbe dimostrare che il potere di essere ci circonda e basta allungare una mano per farlo proprio e attraverso esso costruire il nostro futuro. L'angoscia viene a cessare attraverso l'illusione, l'illusione che prende la forma della nonna nella fiammiferaia, del Dio padrone, del Gesù o di quant'altro che sostituendo speranza con attesa distruggono il divenire umano. Sì, beh, ricordo sempre che fra poco Claudio avrà terminato la lettura di questo lungo intervento interessante e che daremo il via alle telefonate. Ricordiamo il numero telefonico che è lo 049 700 700. Chi vorrà intervenire sia sull'argomento sia su argomenti attinenti alla nostra trasmissione potrà pure intervenire. Non ce n'è molto ancora, Francesco. Non ti preoccupare. Io ho anche scritta sta roba, Mi sono letto il libro, l'ho analizzata, l'ho studiata, l'ho variata, cioè ci ho lavorato 10 anni, vabbè. Nella storia dei tre capelli d'oro, Pincola ci racconta del fantasma che ci impedisce di affrontare la vita e la sua fine, la morte del corpo fisico e del suo desiderio di ritorno all'utero, poter ricominciare una vita che è stata sprecata. La vita di un essere umano è un lungo processo di costruzione del suo corpo luminoso. Il crogiolo del male fa in modo che la vita dell'essere umano sia un processo di distruzione della scintilla vitale che ha forgiato nella sua fase fetale. Il ricordo di una fase fetale molto potente lo attanaglia e lo riempie di nostalgia. Egli è stato sconfitto nella pratica del suo intento. Vorrebbe ritornare nella vagina per poter ritentare, ma non c'è una seconda opportunità. Ha fallito la sua vita, però sa cosa avrebbe potuto costruire e desidera una seconda opportunità. Sa che avrebbe potuto diventare il sole del mattino, sa che avrebbe potuto far splendere la sua energia nello stesso splendore del sole, ma non lo fece. Ha tralasciato l'unica cosa importante della sua esistenza. Ora è in attesa di un salvatore, di qualcuno che con un colpo di bacchetta magica rimedi ai suoi errori. Egli, come ingannato, ha fagocitato l'inganno e con questo ha attraversato un'esistenza di illusioni. Non c'è una seconda opportunità. Così vecchio e distrutto, racconterà storie di salvazione, la risurrezione, il paradiso, il nirvana, il Dio padrone. Attraverso quelle storie di salvazione distruggerà la ricerca di libertà dei nuovi nati, che anziché imparare dal suo fallimento faranno dell'illusione la nebbia che uccide la loro vita. Così l'orrore riproduce l'orrore, alimentando il fantasma dell'illusione. Eppure, sarebbe bastato che una sola volta fosse stato fermato il dialogo interno perché l'illusione attenuasse la sua morsa, permettendogli di intravedere un'alternativa. Nella storia dell'orso della luna crescente, Pincola ci indica il fantasma che blocca lo sviluppo del potere di essere, ma contemporaneamente mostra una soluzione. La soluzione è la costruzione di se stessi. La storia, che oltretutto a me mi emoziona molto questa, La storia è quella di una donna che dopo molto tempo ritrova il marito partito per una lunga guerra. Lo accoglie felice, ma quest'uomo è diventato violento, irascibile e intrattabile. Disperata, questa donna si rivolge alla strega del paese e questa gli dice che se vuole riavere il marito dolce e disponibile, come lei lo ricordava, deve portargli il pelo dell'orso della luna crescente.
L'orso della luna crescente era un orso terribile che viveva in una zona desolata e nessuno era stato in grado di avvicinarlo. Davanti alla prospettiva di vivere con un marito violento, la donna accetta di affrontare la prova e affronta una serie di vicissitudini terribili che la fanno pensare, la fanno agire, la costringono a serrare i pugni ed esercitare la sua volontà e le sue determinazioni. Alla fine dell'impresa, porta alla strega il pelo dell'orso. La strega prende il pelo e lo getta via. La donna disperata chiede alla strega: «Ma con mio marito come faccio adesso?» La strega gli risponde: «Esattamente quello che hai fatto per portarmi il pelo dell'orso della luna crescente». Il fantasma che ci descrive Pincola è lo smarrimento davanti ai problemi che la vita ci prospetta. La ragione non ha soluzione, ma solo descrizione. La ragione descrive il problema, non lo risolve. La soluzione nasce dall'essere umano, dalla sua volontà, dall'esercizio sistematico delle sue determinazioni. La donna era sbarrita davanti al comportamento del marito. Nella sua descrizione non c'erano soluzioni, così la strega l'ha indotta ad affrontare un altro problema, che non fosse legato ai sentimenti, né che li prospettasse sottomissione. Per affrontare quel problema, la donna ha forgiato se stessa. Forgiando se stessa è diventata in grado di affrontare anche il marito. Il fantasma dello smarrimento che crea sottomissione è stato sconfitto dalla capacità della donna di bloccare la ragione e far emergere volontà come guida alle sue azioni. La donna ha sospeso il dialogo interno, costringendo la ragione a starsene zitta, permettendo a volontà di prendere il controllo del suo essere e portare a termine l'impresa che si era prefissa. Quando la donna è ritornata nell'ambito della ragione, non era più la stessa. La sua ragione si era modificata, inglobando nuovi dati e nuovi fenomeni con i quali poteva affrontare il marito. Nella storia della donna dai capelli d'oro, Pincola ci parla del fantasma dell'apparenza che abbaglia la sostanza delle cose. È la descrizione della ragione che deve necessariamente far coincidere le cose con il suo pensato. I capelli d'oro della donna erano d'oro e si potevano vendere al mercato, ma il sapere e la conoscenza non si possono vendere, si può rubare facendola propria, ma non si può vendere. I missionari cristiani in Centro America cercavano l'oro per abbellire le chiese in Spagna e nel far questo distruggevano le culture di quei popoli, la vera ricchezza dell'intera umanità. La cultura riemerge perché appartiene al mondo, ma del saccheggiatore rimane il danno e le ceneri della sua distruzione. È un fantasma terribile che una volta fagocitato impegna tutto il proprio essere. Solo la sospensione del dialogo interno e l'attenzione per il mondo che ci circonda ci permette di fermarlo. L'ultima storia, il fantasma e la sottomissione come principio di vita, l'accettazione della fatalità della propria esistenza, l'incapacità ad usare le proprie determinazioni per esprimere se stesso. Tutto questo viene premiato, tutto questo è nobiltà, tutto questo è santità, la sottomissione a voleri che non si vogliono combattere, in quanto i loro voleri sono giusti al di là delle azioni che quei voleri compiono. Nella storia c'è il premio finale, la ricompensa dell'accettazione delle sofferenze che volontà imperatrici gli hanno somministrato. Il simbolismo delle mani tagliate è atroce. Le mani rappresentano il fare, la capacità dell'essere umano di trasformare il mondo, la capacità dell'essere umano di determinare se stesso. Le mani le vengono tagliate in quanto è necessario appropriarsi dell'essere umano, ed ecco che il potere divino impedisce che quell'essere umano venga appropriato. L'essere umano come oggetto di possesso, dove le volontà di appropriazione e di liberazione agiscono come esterne. L'essere umano è oggetto di giochi e non soggetto della vita. L'essere umano come pecora del gregge che trova la sua ricompensa proprio per essere pecora del gregge. È un fantasma terribile, col quale si tarpano le ali ai bambini che tentano di spiccare il volo nell'infinito della conoscenza. Un fantasma terribile che gli esseri umani adulti e vuoti impongono ad altri esseri umani, ciao, indifesi, no, per impedire loro di costruirsi le armi attraverso i quali affrontare la vita. Concludendo il tutto, Francesco, concludo il discorso e poi ti lascio a te. Fra due minuti prendo le telefonate. Attraverso le storie di Pincola abbiamo messo a fuoco alcuni fantasmi che impediscono agli esseri umani di determinare se stessi. Quei fantasmi possono essere combattuti soltanto fermando il dialogo interno. Quei fantasmi sono i guardiani terribili della ragione che si erge padrone e dominatrice dell'essere umano. Ma la ragione non è in grado di condurre... Ciao Michele! Ciao. Non è in grado di condurre l'essere umano ad affrontare le contraddizioni della vita.
Le contraddizioni della vita devono essere affrontate attraverso volontà, e volontà può emergere soltanto se la ragione viene, almeno per un attimo, estromessa dal controllo dell'essere umano, permettendo a volontà di emergere. Quando il dialogo interno viene fermato e si forma il silenzio nella mente, i fantasmi si dileguano. Nulla possono davanti alle determinazioni dell'essere umano. La descrizione combatterà la sua battaglia, farà credere all'essere umano che se lui ferma il dialogo interno potrebbe morire, potrebbe trovarsi sperso in un mondo sconosciuto. Questo potrebbe è l'ultima resistenza del crogiolo del male. Il crogiolo del male deve impedire all'essere umano di bloccare il dialogo interno, perché soltanto impedendogli questo può controllare l'essere umano. I fantasmi sono costruiti apposta per questo fine. Nella prossima trasmissione parleremo della meditazione nel crogiolo del male. Francesco, lascio a te la parola e mi fermo un pochino. Sì, ecco. Fra 5 minuti prendiamo le telefonate. Possiamo anche cominciare subito. Ecco, io parto sempre con un argomento che in questo periodo va affrontato. Che, visto che siamo in fase di dichiarazione di redditi, che siamo in fase di giubileo e di altre cavolate varie, io invito sempre gli ascoltatori, ove possibile, quando possibile, a non firmare l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica e per le altre sette cristiane, soprattutto perché questo diventa nocivo, pericoloso, e finanziare anche con 1000 lire la setta delle sette che è la Chiesa Cattolica diventa un danno e un pericolo, perché con quelle 1000 lire quest'anno ti promettono una cosa, l'anno prossimo potrebbero comprarsi i fiammiferi per accedere a qualche nuovo rogo. Anche perché noi assistiamo alla buffonata del giubileo, in cui vengono spesi miliardi per opere inutili, cui non si sa che fine faranno, e quando leggiamo sui giornali, parlo ad esempio del venerdì 8 maggio della Repubblica, fa lo scavo della Villa dei Papiri di Ercolano verrà sospeso, fra alcuni giorni verrà proprio abbandonato lo scavo, proprio adesso in cui c'era la possibilità di avere delle scoperte interessanti. Pronto? Ecco, cosa succede? Dicono, cioè, è caduta la linea, se vuoi richiamare. Ecco, è una lettera inviata alla Repubblica, a pagina 12, dice, fa senza contare che il ritrovamento della Biblioteca Latina, qualora, come ritiene grande filologo classico Marcello Gigante, permettesse di recuperare qualche grande capovalore letterario perduto. Proprio in quando si sta arrivando alla conclusione di trovare qualcosa che può diventare pericoloso, qualche scoperta, i finanziamenti vengono tolti. Tengo presente che per... Posso parlarti in privato? Sì, va bene. Tengo presente ad esempio una cosa, che ad esempio per i gabinetti di Monteberico, nel giubileo sono stanziati 131 milioni soltanto appunto per i gabinetti di Monteberico. Questo significa chiaramente come viene intesa la cultura, come viene intesa il nostro passato, come viene intesa la rivalutazione di quello che è utile. Cioè, di conseguenza, per la Villa dei Papiri di Pompei, dove c'è archeologia, dove ci sono cose interessanti, dove ci sono cose fondamentali, dove possono venire fuori dei testi che possono anche contestare il cristianesimo, la Chiesa Cattolica, perché il cristianesimo è sempre stato abile nel mistificare il passato, nel tramutare la storia come protostoria cristiana, falsificando tutte le opere, le testimonianze, e dove non poteva cancellarle, dove non poteva demolirle, le ha falsificate. Se, essendoci una scoperta che potrebbe essere al di fuori del loro controllo, i mezzi finanziari vengono tolti. Per il giubileo si stanziano 7.000 miliardi. E questo qua appunto è una cosa veramente grave. E basta pensare che questa è una cosa che appartiene a tutti i monoteismi. Abbiamo ad esempio il caso di tanti paesi musulmani, ad esempio faccio un esempio delle Maldive. Le Maldive sono un paese in cui tutti quanti sono musulmani. Bene, un'equipe di archeologi ha scoperto qualcosa di interessante che risale prima delle fondazioni dell'Islam. Il governo islamico l'ha vietata perché entrerebbe in conflitto con la loro teologia, dicendo che appunto come fa a esistere una civiltà così organizzata, così ben sistemata, con grandi prospettive prima dell'Islam. Di conseguenza hanno falsificato anche l'opera, hanno falsificato la storia, hanno bloccato l'archeologia, perché l'archeologia diventa un pericolo. D'altronde il rifiuto di quello che è diverso, di quello che non può essere inquadrato, non può essere schematizzato, è classico del monoteismo. Ciao Walter. Ciao, volevo chiederti un'informazione, no? Sì? Scusa la mia ignoranza, siccome io proprio di religioni o culture varie non me ne intendo assolutamente. Sì. È pochissimo che ascolto questa radio. E volevo chiederti una cosa, mi puoi spiegare bene che cos'è il paganesimo, oppure chi sono i pagani, e qual è lo scopo principale, diciamo, di questo tuo programma? Siccome lo ascolto, è interessante, però non riesco a trovare... Senti Walter, cioè, siccome... io posso, mi senti? Sì, prego. Io ti posso in poche parole cercare di spiegarti in linee generali, no? Però tieni presente che questa credo sia l'ottantesima trasmissione che facciamo.
e vado avanti sistematicamente. Beh, immagino. Cioè, scusa, è chiaro che c'è perso tutta una barca di nozioni prima. Chiaro. Se Francesco mi dà 2 minuti sì, di tempo, sì, io faccio un problema. Piccolo riassunto veloce, ecco, e dopo se mi richiami di volta in volta ti do tutte le spiegazioni, ecco, che ritieni, va bene? Ti ringrazio, scusa per l'ignoranza. No, anzi, no, grazie, è una domanda giustissima. Ti ripeto, siccome ipotizziamo che io ti presento delle magliette, io ti vendo le magliette, no? Va bene. Perfetto, tu mi presenti questo, però non riesco a capire lo scopo. Certo, no, 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 vabbè, anche perché nei crogioli che facciamo adesso, no? Sì. Gli ho già presentati il significato e il senso. Presento elemento per elemento, però se uno sente gli elementi staccati, esatto, non riesce a comprendere. Esattamente. Questo sono d'accordo. Comunque, se Francesco mi dà 2 minuti, sì, faccio un piccolo riassunto per te, va bene? Ok, grazie, sai, ciao, buon lavoro. Ciao. Francesco, 2 minuti soli, va bene. Non prendo telefonate per 2 minuti, do risposta a questo radioascoltatore, che però vale per tutti i nuovi ascoltatori che ascoltano. Allora, che cos'è il paganesimo politeista e che cos'è la stregoneria? Il paganesimo politeista parte da questa condizione. Non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, ma la forza delle trasformazioni sta nelle cose, sta in tutto quello che ci circonda, sta nel mondo. Le tensioni delle cose del mondo hanno uno scopo, è quello di ricostruire la coscienza universale, di ricostruire proprio la coscienza dell'intero universo. Per cui non abbiamo una volontà creatrice all'inizio del tempo, ma abbiamo una tensione, un cammino di tutto ciò che esiste, che va dalla galassia, all'essere umano, al virus, al sole, al bosco, a qualsiasi cosa, hanno delle tensioni che attraverso una serie di trasformazioni la portano a diventare la coscienza universale. Queste trasformazioni non sono date e determinate a priori, cioè non c'è un fatto, un destino che ci dice io vado a fare quello, ma dipendono dalle nostre scelte, dipendono dalle scelte soggettive che fa il singolo essere umano. Cioè l'essere umano, parliamo dell'essere umano perché non siamo esseri umani, ma vale per qualsiasi essere, dalla galassia al virus, qualunque cosa, anche nel più sperduto pianeta dell'universo. Però parlando dell'essere umano, diciamo che prendendoci nelle nostre mani la responsabilità della nostra esistenza, costruendo noi stessi, aumentando il nostro sapere, la nostra conoscenza, aumentando la descrizione della ragione, affrontando lo sconosciuto che ci circonda, affrontando la vita, costruendo noi stessi, anziché appropriandoci, saccheggiando. Cioè, praticamente, se noi non siamo pecore del gregge, costruendo noi stessi trasformiamo la morte del corpo fisico, che sarebbe la fine di tutto, la trasformiamo in nascita del corpo luminoso. In pratica tutta la nostra vita serve a compattare la nostra energia vitale e renderla abbastanza compatta per tenere in piedi la nostra coscienza all'atto della morte del corpo fisico. Nel far questo non siamo noi solo che facciamo questo, ma è tutto il mondo che fa questo, cioè tutte le coscienze del bosco, della fonte, della terra, del sole fanno la stessa cosa. E loro hanno bisogno di avere le migliori condizioni per costruire loro stesse. Cioè, il bosco deve avere degli esseri umani che non lo saccheggiano, non lo distruggono. E allora, cosa deve fare il bosco? Deve riuscire a costruire le condizioni migliori degli esseri umani affinché si rapportino col bosco in un modo che non sia il saccheggio, che non sia la distruzione. La terra deve fare lo stesso, il sole deve fare lo stesso, cioè esiste tutto un processo di crescita degli esseri dove il potere di essere è il potere di essere di ogni altro essere. A questo punto cos'è che abbiamo? Abbiamo che ogni essere che esiste, ogni coscienza e ogni consapevolezza è un Dio, cioè sta alimentando il Dio che cresce dentro di sé e lo può alimentare solo se è in relazione con tutti gli dèi che lo circondano. L'albero è un Dio, il virus è un Dio, il bosco è un Dio, il cielo è un Dio, la terra è un Dio. Oltretutto questi dei possono essere percepiti anche in maniera diversa perché abbiamo una percezione soggettiva. Ora, la costruzione delle relazioni fra noi e il mondo, che sono relazioni divine, ci permettono di costruire noi stessi. Al contrario, nel crogiolo del male, nella descrizione dei cristiani, invece il saccheggio del mondo, la distruzione del mondo, perché tanto il mondo te l'ha dato Dio perché tu ne fai quello che vuoi, sei il padrone tu del mondo. Scusate un attimo, ma ho un piccolissimo problemino, eh? Cavolacci, ai ai ai, qui mi hanno tolto, eccolo qua. Bon, perfetto. Cioè, perché tanto dico il mondo gli ha dato Dio perché loro possono saccheggiarlo. Noi non possiamo fare questo, noi dobbiamo costruire noi stessi attraverso la costruzione del mondo e la costruzione del mondo alimenta la costruzione di noi stessi.
A questo punto, che cos'è l'anticristo? Visto che io parlo anche d'anticristo, non è altro che il fare del mondo che si riversa sull'essere umano affinché l'essere umano costruisca la sua libertà, costruisca il proprio potere di essere e non essere saccheggiato, perché il mondo non vuole essere saccheggiato. Vai Francesco. Sì, ecco, beh, ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700, e chi vuole intervenire in diretta può intervenire con domande o argomenti attinenti. Ecco, io appunto voglio aggiungere una cosa molto importante. Chiuso il discorso dell'8 per 1000, e mi raccomando, nessuno firmi per l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, soprattutto appunto perché l'anno prossimo con cui l'8 per 1000 potrebbe acquistarsi anche i Cerini per un nuovo rogo. Vorrei parlare di un fatto di attualità. Alcuni nostri ascoltatori hanno sentito che avevamo organizzato per Bologna una conferenza. Bene, come è successo con Treviso, in cui il sindaco Gentilini ha detto fa in un ambiente pubblico non poter parlare di argomenti tipo religiosi, soprattutto non poter parlare di paganesimo anche, e che si è vietato la SA, siamo riusciti a organizzare, perché avendo avuto settimana di anticipo, di distetta, la conferenza a Treviso normalmente, a Bologna è andata in maniera diversa. Era da marzo che noi ci stiamo trascinando col quartiere Areno di Bologna una trattativa per usare la sala. All'inizio ce l'avevano vietata, poi il 18 di aprile, dicendo per un motivo burocratico. Noi abbiamo fatto in maniera tale che questo motivo burocratico si superasse. Il 21 di aprile noi abbiamo presentato una regolare domanda per l'uso della sala per il 9 maggio. Abbiamo pagato in anticipo la sala quando potevamo pagare il giorno dell'uso, di conseguenza il Comune ha incassato i soldi con un mese di anticipo, i soldi senza nessun problema. Abbiamo chiamato il quartiere Areno, abbiamo chiesto se c'erano problemi per la sala, ci hanno risposto di no. Bene, il giorno prima della conferenza mi è arrivato un fax in ufficio in cui diceva che il Presidente aveva scelto che l'utilizzo della sala era riservato solo a motivi istituzionali, cioè nel senso solo all'attività del Presidente. Tenendo conto che non è vero, perché tutti quanti le sale consigliari vengono utilizzate anche per altre cose. Faccio un esempio stupido: a me è arrivato l'annuncio del convegno degli ATE e degli agnostici a Trento per sabato prossimo. Benissimo, lo fanno nella sala consigliare di un quartiere. E io telefono in quartiere il giorno stesso e chiedo alla direttrice del quartiere il motivo. Lei mi dice che il Presidente ha deciso questo. Chiedo: ma scusi, per sabato quando noi facciamo la conferenza, cosa è previsto? Nulla, mi risponde, fa, scusi, mi può parlare a passare il Presidente? Il Presidente non c'è, per alcuni giorni è impegnato per motivi familiari. Praticamente con dei pretesti assurdi, con delle scuse assurde, ci hanno vietato di utilizzare la conferenza a Bologna. Noi in un certo senso ce l'aspettavamo, perché la situazione da Bologna, col Cardinale Biffi, col CIRS, che c'è anche a Treviso, è una situazione un po' pesante. Noi abbiamo anche avuto esempi, non nel nostro settore, ma in altre realtà, tipo Bologna, tutti conosceranno il caso dei bambini di Satana, di Marco Dimitri. Bene, Marco Dimitri si è fatto un anno di galera di carcere preventivo con delle accuse pesantissime. E su campagna di stampa, stando alle dichiarazioni anche dell'Espresso, e qua appunto la cito proprio per esteso, cito il giornalista, ecco, sull'Espresso del 3 ottobre del 96, Enrico Arosio ha dichiarato appunto che il CIRS opera, aperte virgolette, opera per conto dei vescovi e fa dell'allarme sociale una bandiera. Questo dice l'Espresso, di conseguenza penso che sia una pubblicazione attendibile, e fa questa affermazione. Sempre appunto su Bologna, per parlare di com'è l'ambiente, cito la dichiarazione fatta anche da un consigliere comunale, da Valerio Monteventi, e dice, assieme ad altri, ha sottoscritto una comunicazione in cui diceva, fa, parlando sempre del caso di Bologna, della situazione in cui c'era Dimitri, di Bologna di Satra, in un anno di carcere preventivo per poi essere assolto, fa, una campagna di stampa denigratoria ha sconquassato la città prima ancora degli arresti, preparando il terreno per una qualunque scelta repressiva. Dopo gli arresti il tono si è fatto ancora più isterico e la disinformazione e spettacolo ha superato i livelli di guardia. E questo è un comunicato firmato anche da un consigliere comunale. Benissimo, questo dimostra appunto che i cristiani, tramite strutture parallele o direttamente o indirettamente, riescono a condizionare anche il dibattito pubblico di argomenti filosofici in cui non c'è nulla che sia illegale. E purtroppo noi stiamo assistendo, e le dimostrazioni di Treviso e di Bologna, in cui appunto con Descursi ci viene tolta la sala, che in Italia è in opera una campagna di terrorismo psicologico per condizionare le persone ad arrivare a delle situazioni esterne per contrastare tutti quanti quei gruppi che non sono all'interno del riferimento cattolico, del riferimento cristiano. Noi ne abbiamo un esempio, chi esempio legge il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, si è trovato in prima pagina, fa il nord-est, terra delle sette. Io mi sono andato a vedere l'articolo e noto che tra i gruppi pagani è citato un gruppo. Benissimo, questo gruppo non esiste più dal 1989. Benissimo, questo gruppo che da 10 anni non esiste più,
di cui noi non ha fatto parte, di conseguenza so benissimo che la storia è stato uno dei fondatori, di conseguenza non posso essere smentito. So che si è sciolto grosso modo nell'89-90, se non addirittura prima, fondato nell'86, pubblicamente nell'86, benissimo, è stato inserito all'interno del rapporto del Ministero degli Interni sul pericolo delle sette. Allora, questo dimostra che chiaramente che una struttura tipo appunto il Ministero degli Interni, che si va a pensare indipendente, che poi non è indipendente, perché poi sappiamo dai giornali, è stato scritto dal Gazzettino, che, l'unico consulente per il Veneto di questo comitato che si occupa delle sette è un certo Beppi Bisetto di Treviso, presidente del CIRS, e sappiamo benissimo cosa fa il CIRS, sappiamo qual è il loro comportamento, il loro modo di fare. Di conseguenza è l'unico consulente per il Ministero degli Interni. Io voglio ricordare una cosa, ad esempio, per quanto riguarda la giustizia. Quando si formano gli elenchi per i giudici popolari, per la legge italiana è vietato l'appartenenza agli elenchi dei giudici popolari di chi appartiene a ordini religiosi. E questo è già significativo, cioè nel senso chiaramente se voi andate a leggere i bandi per i giudici popolari è fatto divieto di iscriversi a quegli albi, a quegli elenchi, chi appartiene ad organismi religiosi. Allora noi abbiamo la legge Stato italiano che è conscia del pericolo che rappresenta un organismo di tipo religioso per quanto riguarda la gestione della giustizia, e abbiamo il Ministero degli Interni che va ad utilizzare come informatori, come collaboranti, come gente che fornisce informazioni, come consulenti, gente che dichiara chiaramente di appartenere, di lavoro per lavorare per la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Se voi non ci credete, andate su internet, andate a visitare il sito del CIRS di Roma, che per fortuna ha pochi utenti, perché ne ha pochissimi, però loro chiaramente loro fanno sempre un riferimento all'attività della CEI. Un paio di anni fa il CIRS, che è un organismo che dice di lavorare contro le sette, poi lavora soprattutto per finanziare appunto... E chi parla? Luigi. Dimmi. Stai attento. Quel ragazzo prima ha raccontato, era una storia quella, era un fatto vero quello che ha raccontato prima della signora che è andata a prendere i peli dell'orso cattivo, no? È una favola. Favola? Sono delle leggende raccolte da un'antropologa. E ne ha raccolto come le vecchie storie che scritte in maniera popolare. Cioè quelle che si sono tramandate per mantenere la conoscenza. E queste storie io le ho riprese per raccontare i fantasmi della ragione. E una di queste storie è appunto Ma è una storia, insomma? Sì, queste sono storie antropologiche, analizzate in maniera antropologica. Ho capito. Il libro, se vuoi, è Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Grazie. Pincola Estes. Grazie. Prego. Sì, a parte che poi le favole non sono cose stupide, perché io vorrei ricordare che... Sì, stupide, sì. Ecco, per esempio c'è stato un antropologo russo, Vladimir Prop, che ha scritto un libro che si chiama Le origini storiche dei racconti di fiabe, cioè nel senso che lui non va a dire che sono delle invenzioni, ma che hanno delle origini storiche modificate dalla cultura, dall'ambiente, dalle circostanze, e comunque hanno un fondamento storico. A parte che appunto poi qualsiasi cosa che... Nascondo gli insegnamenti, esatto, no? Sì. Importanti da conservare. Sì, comunque hanno sempre un riferimento concreto e valido, anche e soprattutto perché forniscono dei modelli non vincolanti per le persone. Ecco, torniamo su questo discorso. Io volevo sempre citare il discorso del CIRS. Il CIRS è un'organizzazione che ha organizzato il suo convegno nazionale un paio d'anni fa nel Trentino Alto Adige, e fra i vari punti del giorno c'era quello di uniformare lo statuto in base alle richieste della CEI. Cioè questo è significativo di cosa rappresenta. Benissimo. Creando questo clima di tensione e di situazioni di terrore, si sta appunto gonfiando un qualcosa che si vuole precludere qualsiasi possibilità di espressione a chi non è sottomesso alla Chiesa Cattolica o a chi non è cristiano. D'altronde appunto tutta questa campagna di stampa, il Ministero stesso che utilizza questi strumenti, il fatto stesso che il Ministero degli Interni, che spende miliardi per cavolate, fa un rapporto per lanciare l'allarme sociale su un gruppo pagano che non esiste più da 10 anni. Questo già dimostra... Io ti chiedo una cosa, di che cos'è che ha paura Beppe Bisetto? Cioè qual è il... bene saperlo questo. Guarda, te lo dico io, scusate, te lo parlo un attimino. Sì, ecco. Lo trovo di cosa sì, ha paura Bisetto. Sì, infatti, cos'è che fanno appunto loro? Cioè loro appunto cercano di impedire qualsiasi manifestazione che sia autonoma. Loro vengono a tirare fuori la tesi addirittura sociologica che viene utilizzata anche in Francia ultimamente per cercare di creare un allarme, una tensione e per cercare di creare del terrore, addirittura delle leggi contro quei gruppi che affidano alle persone la responsabilità allora, dei loro comportamenti. Guarda Francesco, su venerdì 1 maggio 1998 c'è un articolo sul Gazzettino
a firma GN, intervista Beppe Bisetto. Avete idea di cosa potrebbe accadere, chiede l'intervistatrice, di questo pericolo che loro vanno millantando? Potrebbe esserci più di qualche gruppo pronto ad esibirsi in piazza San Pietro. Cioè, attenta, ad esibirsi. E denudandosi, compiendo riti. Queste sono paranoie fobiche che ha l'amico Bisetto in testa, eh? Speriamo che non accada di peggio, il gesto di qualche foglio armato ad esempio. Noi stiamo studiando proprio come poter prevenire queste situazioni. In realtà sta prevenendo, sta impedendo la diffusione delle idee e del pensiero, eh. Sì, bella questa qua della dice che è quello che qualcuno vada in piazza San Pietro a mostrarsi nudo, insomma. Ciao Vivo, sono mia linea fuori diretta. Ciao Vivo, di me. E si do, sei attento? Di me. Siccome che sono con un impegno un po', no? E sono d'accordo che vengo mio a fare la regia, Roberto. Sì. Però non so se arrivo proprio alle 4 mele esatte. Senti, mi riferivo a Roberta che se a voi che faccio mio un fiato di regia basta che non pescate le sue robe. Se a voi che faccio mio un fiato di regia basta che non mi rompa massa le scatole. No, capendo. Io so che mi avuto un impegno, però siccome che si è caduta la macchina è fra il ritardo di dopo un attimo, dai, dimmi adesso, avanti, dimmi dai, sono io, sono un uomo con te perché mi guarda da fargli piacere anche a te, sì, dai. Però mi pensavo di 3 metri a cavarmi, siccome che sei rotto la macchina, va bene, stringi, va bene, 2 minuti più tardi, ok, parto adesso, non so se io fai 4 metri, va bene, d'accordo, dite che metti, va bene, perché mi sono finito ieri, va bene, va bene, comunque sì, sto mangiando adesso, ok, ciao, ciao, ciao. Di particolare, però facendo questo loro introducono dei principi che chiaramente liberticidi e chiaramente di repressione. Logicamente si comincia da così, dove si va a finire? Quale sarà la progressione? Quale sarà l'intenzione? Quale sarà la finalità? Logicamente creare uno stato in cui non c'è la possibilità di manifestare nulla, cioè che soltanto chi appartiene alla visione monoteista potrà farlo. D'altronde il monoteismo ha questa caratteristica di ridurre tutto quanto a essere uniformato, tutto essere bloccato, essere condizionato. Faccio un esempio. Prendiamo anche un argomento che ad esempio è stato affrontato su un giornale femminile che è di La Repubblica delle Donne. Parlando di una popolazione ancora esistente nel Sudan, che sono i Nuba, sono una popolazione che si rifiutano di essere sia musulmani sia cristiani. Di conseguenza non hanno né l'aiuto né dei cristiani né dei musulmani e vengono annientati. E in Sudan c'è in corso, nella parte diciamo, del sud, nella parte verso l'Etiopia, una guerriglia fatta da cristiani ed animisti. E gli animisti sono i peggio trattati perché appunto non hanno grandi appoggi. Bene, parlando dei Nuba, cosa succede? Che sull'articolo si dice fa un centinaio d'anni or sono, 1895, un viaggiatore egiziano scriveva che è inaudito che l'Islam non riesca a trovare un'unità in uno spazio tanto ristretto. Parlando della differenza che c'erano culturali e linguistiche fra i Nuba, dice fa un simile smembramento deve essere per forza opera dello spirito del male, cioè la diversità di una popolazione, la diversità culturale, la diversità di comportamenti, la diversità soprattutto religiosa e delle lingue, per un islamico, per un monoteista, è spirito del male, cioè la differenza per loro è spirito del male. Basta pensare un'altra cosa significativa. Noi prendiamo la cavolata, la mostruosità e l'atrocità della Bibbia, in cui vediamo che un Dio, nel momento in cui gli uomini vogliono costruirsi una torre, cioè vogliono utilizzare la tecnologia, gli dice creerò la differenza per annientarvi, cioè tenendo conto appunto che questo significa per loro che esistendo la differenza è una cosa negativa, è una cosa che va condannata. D'altronde è significativo il atteggiamento di tutti quanti i monoteisti, a cominciare dagli ebrei, a cominciare dai musulmani, a cominciare dai cristiani, quello di dire chiaramente fa ridurre tutto quanto a un pensiero unico, a un'idea unica, a un dominio unico. Il fatto stesso è che ad esempio l'Islam si propaghi e imponga una sola lingua. L'esempio che noi abbiamo citato qua dei Nuba nel Sudan, che in cui l'Islam va ad attaccare e demolire un gruppo perché ha delle differenze religiose e ha delle differenze soprattutto linguistiche, ha un'unica lingua imponendo l'arabo, è significativo di quello che avviene ad esempio nella Papua Nuova Guinea, nella parte indonesiana, in cui i missionari cristiani, finanziati forse che con l'8 per mille italiano, vanno a distruggere la diversità che esiste di quelle popolazioni, ma le vanno a distruggere perché c'è bisogno di ricondurle a un Dio, cioè nel senso come questi qua avessero bisogno della loro differenza di essere annientati. Questo è il pericolo, questo è appunto quello che vogliono creare. E d'altronde l'agire degli integralisti islamici che vanno a sgozzare le persone perché è Dio che glielo ordina, perché è Dio che lo vuole, non è che sia un atteggiamento diverso da chi vuole creare in Italia degli atteggiamenti
di leggi di repressive contro chi la pensa in maniera diversa, contro chi fa una ricerca che è soltanto filosofica, che è una ricerca culturale, che è una ricerca di riferimenti. Ma comunque qualunque cosa faccia, Francesco, purché non rispetti le leggi di questo Stato, perché cavolo vengono a rompere scatole. Sì, il problema è che le leggi di questo Stato le possiamo rispettare solo noi. Il problema per un cristiano è questo, cioè siccome il loro Dio non esiste, la loro filosofia non esiste, non hanno nessuna possibilità di convincere gli esseri umani adulti, devono per forza cominciare a mettere in ginocchio bambini, cominciando dal battesimo, farli piangere davanti a un Gesù buon poverino nella mangiatoia. Ci sono milioni di bambini che vivono in situazioni di merda. Cioè, soltanto col condizionamento educazionale riescono a imporre la loro dottrina, perché non ha una filosofia, non ha un diritto, non ha una possibilità di sviluppo della persona, è soltanto un modo per dominare, per impossessarsi degli individui. Devono per forza distruggere ogni diversità, perché ogni diversità, qualunque essa sia, genera dubbio, genera costruzione della vita. E cos'è che è successo? È successo che l'ateismo purtroppo l'ateismo si è arreso, cioè con la fine di quello che era il comunismo, la Russia, quello che era, no? Ma se abbiamo l'esempio che l'anticlericalismo viene recuperato dalla Chiesa Cattolica. Esatto, cioè viene recuperato proprio perché gli serve, no? Ma l'ateismo ha perso quella che era la sua capacità propositiva, perché non riesce ad affrontare due fasi fondamentali, è la nascita e la morte. Cioè non riesce, e per cui questo intervallo che esiste fra nascita e la morte non riesce a riempirlo all'interno della percezione. Finendo quello che è il discorso sociale che veniva fatto dal marxismo sovietico e tutto il resto, è chiaro che l'ateismo sta battendo in ritirata. Questo a loro faceva molto comodo, perché ormai la Chiesa Cattolica era convinta di essere la vincitrice, cioè era convinta di essere la dominatrice. Adesso però si sta accorgendo che le persone stanno sviluppando una percezione col mondo circostante che è incredibile, al di là di come dopo la descrivono. Cioè il cielo, io lo vivo come coscienza, ma posso descriverlo in tanti modi, però il cielo c'è sempre sulla testa, il cielo continua a chiamare gli esseri umani. Per cui non necessariamente gli esseri umani si mettono in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Non è il macellaio di Sodoma e Gomorra, come Dio, ricordiamo sempre le tre scoperte della stregoneria rispetto agli dei cristiani. Primo, non esiste un Dio creatore. Secondo, la descrizione biblica è solo una descrizione di terrore, ma è vuota. Terzo, esistono degli esseri di energia che, come alteri la percezione, tentano di spacciarsi per Dio creatore, per mettere in ginocchio delle persone. Alcuni esseri di energia si cibano di pulsione di morte. E questi vengono usati, queste cose vengono usate. Abbiamo un sacco di gente che vede la Madonna, che si mette in ginocchio davanti al Dio, davanti al profeta. Cioè, abbiamo tutte queste forme che vengono usate per dire, ecco, vedete che esiste Dio. Col cavolo, non esiste il Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani è una bufala sorretta con gli eserciti, con le armi, col terrore, con gente come Bisetto, con gente come il CIS, il CRIS, gente che ti impedisce di esporre il tuo pensiero, gente che ha eroi, che ha attraversato la storia uccidendo, massacrando, torturando, che non è capace di fare cose diverse da queste. Può soltanto bruciare vive le persone. Ricordate la lingua del Vanini, ricordate i roghi di Bruno e dei milioni di persone. Solo questo è in grado di fare un cristiano, perché non ha una fede, non ha una filosofia, non ha dei concetti in linea col genere umano. Deve soltanto mettere esseri umani in ginocchio, e comincia coi bambini, non con gli esseri umani adulti, coi bambini che non si possono difendere. È orrore questo è tradimento della Costituzione, questo è terrorismo, queste sono le cose più bieche e più aberranti che esistono. Diciamolo in queste cose, la vita si costruisce giorno per giorno, si costruisce costruendo la persona che affronta le contraddizioni della vita, che affronta i problemi, che li risolve, ma per costruire un sistema sociale, per costruire un modo di affrontare il mondo, non per mettere in ginocchio persone che non si possono difendere, non per costringere i bambini a pregare, non per permettere ai parroci di stuprare i bambini. Abbiamo decine di parroci in tutto il mondo che giocano a stuprare i bambini. Non è che li stuprano perché loro sono perversi, ma perché la loro dottrina dice che loro sono i padroni degli esseri umani. La Chiesa è padrona degli imperatori, è padrona dei re ed è padrona dei bambini. Ma stiamo scherzando, siamo nel 1998, ancora qui, sì, siamo. Vediamo un attimo. Sì, ricordo il numero di telefono che è 049 700 700. Pronto? Sto bloccando. Ecco. Come al solito. Beh, insomma, ecco, dicevo appunto, il discorso è questo qua. Il loro comportamento è quasi a livello patologico, cioè chi fa queste cose per creare questo terrore è da considerare a livello proprio di malattia, cioè proprio di volontà. No, le solite cose, ero io.